Sono qui non in veste di notaio, ma di inviato speciale della trasmissione Caponissimi di Oscar Di Maio. Siamo qui in presenza di Federico Vaga Lepre, spero di averlo detto bene. Va benissimo. Giornalista del Mattino. Sono veramente commosso, dovrei fare l'intervista in ginocchio, ma... No, che qua... Cosa ne pensa lei del personaggio Caponi interpretato da Oscar Di Maio e di Oscar Di Maio? Ma io credo che Napoli debba fare i conti con una cultura popolare che ha rimosso. Credo che Oscar, che ha un cognome scritto nel DNA dello spettacolo tradizionale napoletano, sia la dimostrazione di come si tentino altrove delle clonazioni a tavolino dello spettacolo popolare e di come improvvisamente su un'emittente privata, in una piazza, da qualche parte, possano invece scoppiare, esplodere dei talenti, dei fenomeni di successo, come quello del telecafone. Nei confronti delle risate, degli applausi, si debba prendere atto molto democraticamente, vale a dire un applauso, 10 applausi valgono 10 applausi, 10.000 applausi valgono 10.000 applausi. Nella storia dello spettacolo napoletano, nel rapporto fra l'intelligenza e lo spettacolo napoletano, spesso invece vige uno stranissimo snobismo, per cui non ci si accorge in tempo di quello che davvero piace, di quello che davvero tocca le corde, alte o basse che siano, del pubblico. Oscar col telecafone è riuscito a fare questo, in un momento in cui sembrava che in televisione a Napoli non succedesse più niente, a inventarsi uno spettacolo assolutamente al basso, a scoprire alcune signorine, mica male, anche questo può andare a suo vantaggio, e a imporre una maschera. Anche questo è una storia su cui riflettere. Il teatro napoletano è teatro di maschere, è teatro di tipi, è teatro di macchiette, poi se lo dimentica per buttarla su un cabaret che spesso è un'invenzione importata, e col telecafone ritorna invece alla maschera, al tipo, al personaggio.